E in questa nostra sintesi, amici sportivi, dedicata alla prima giornata di gara in pista per i mondiali colombiani, siamo passati ora alla prova del Keirin, batteria di qualificazione, una batteria che vede in pista 8 corridori, tra loro c'è anche l'azzurro Benetton, il secondo, partendo dal basso, al suo fianco Mario Valentini, commissario tecnico degli azzurri. In questa batteria ci sono due uomini di grande valore come Hübner e Notstein, entrambi campioni del mondo, ex campioni del mondo in questa specialità. Notstein è il campione del mondo uscente, lo vedete con la casacca statunitense proprio nella scia del Derni, questo motorino che guida gli atleti per i primi 3 giri e mezzo, è prima appunto di lanciarli, di lasciarli, perché venga lanciata la volata conclusiva, mentre Hübner per 3 anni di fila è stato appunto campione del mondo di questa specialità, a Maybach nel 90, a Stoccarda nel 91 e a Valencia nel 1992. In questa batteria di qualificazione, nella quale passano alla finale i primi 3, ci sono anche il cileno Arrue, abbiamo detto l'azzurro Benetton, poi l'argentino Jovito, il giapponese Yoshoka, che si trova adesso in seconda posizione proprio nella scia di Jovito, quindi il russo Kovce ed il belga Schöff. Vediamo lo svolgimento di questa prova. Come abbiamo detto, 3 giri e mezzo pilotati da questo motorino, il Derni, così come viene chiamato in pista, e quindi la volata che regala l'accesso alla finale ai primi 3 atleti. Vediamo Benetton in terz'ultima posizione. È una gara questa molto pericolosa, spesso in Giappone, una prova che trae le sue origini proprio dal Giappone, non sono esclusi colpi proibiti, soprattutto nell'ingresso, nell'ultimo giro, nell'ultima curva. Seguiamola con attenzione, vediamo il cileno davanti, mentre il gigantesco Notstein, affiancato da Hübner, si mantiene al momento in coda. Usualmente, attenzione, abbiamo visto Mario Valentini che ha incitato Benetton a prendere le posizioni di testa, vedete Benetton affiancato all'argentino Jovito e all'interno il giapponese Yoshoka. Tra poco il Derni si sposterà lasciando via libera, eccolo qui, alla volata, l'ultimo giro e mezzo. Vediamo, Notstein ha preso la testa del gruppetto impegnato in questa batteria nella sua scia Jovito, quindi vediamo Yoshoka che cerca di passare all'interno, alla sinistra dell'azzurro Benetton che rimane un po' indietro. Attenzione, ultima curva, una sbandata, attenzione, una caduta terribile. Sono rimasti coinvolti nella caduta sia Yoshoka che Jovito che l'azzurro, una caduta veramente bruttissima. E attenzione, speriamo che la curva sia libera perché sta per partire la volata potentissima di Hübner che affianca, attenzione, una codata di Notstein. Fortunatamente la curva è libera, vediamo lo sprint con Hübner che passa davanti a Notstein e al cileno Arrue. In quarta posizione abbiamo visto Schöffel belga, ma qui la caduta è stata veramente bruttissima, c'è stato un contatto, vedete Jovito che alza la testa, rimasti a terra 3 corridori, Jovito, quello che ha avuto la peggio in questa caduta è il giapponese Yoshoka. Ecco, rivediamo la dinamica, vedete Yoshoka che dalla parte interna della pista si appoggia violentemente proprio con il gomito a Jovito, lo sposta e poi plana violentemente verso l'interno, vedete che Benetton non riesce ad evitare il giapponese, lo urta, finisce a terra ed in questo momento per lui è la lussazione della spalla sinistra, mentre seri problemi cervicali per il giapponese Yoshoka. Vedete che per precauzione viene apposta anche questa fascia cervicale a Benetton, ma soltanto problemi ad una spalla, soltanto la lussazione della spalla. Vedete, scorre veramente scorretto il giapponese che dalla fascia di riposo cerca di risalire verso l'interno della pista. Vedete, pianta letteralmente un gomito sul costato dell'argentino Jovito facendolo cadere e poi ruzzola terra. Vedete che l'italiano Benetton non può evitare l'impatto, un impatto violentissimo, un pericolosissimo salto mortale, piomba sul terreno picchiando violentemente con la spalla sinistra, lussazione. Questo è il bollettino medico per Benetton, e invece trauma cervicale piuttosto serio invece per il giapponese Yoshoka, veramente scorrettissimo in questa volata. Come vi ho detto, la tradizione giapponese di questo sport prevede anche colpi proibiti che però in questa occasione sono costati veramente molto molto cari al giapponese. Vedete invece l'ordine d'arrivo di questa batteria di qualificazioni, i due più forti, Hübner e Notstein, ai primi 2 posti, segue il cileno Arrue in quarta